Monica. Vi ringrazio per essere venuti qua in questa riunione speciale delle sorelle. E benvenuti a Milano, questa città che il Signore ci ha dato autorità per veramente parlare del Signore e prendere anime per Lui. Grazie sorella Maria per essere venuta, per la tua presenza, e siamo sicure che il Signore ti ha messo qualcosa nel cuore per noi. E oggi è l'8 di dicembre e ringraziamo veramente il Signore per questa nuova possibilità di stare insieme, di gioire insieme, di comunione tra di noi. E preghiamo il Signore affinché veramente possiamo ricevere da Lui ciò che Lui ha preparato. Amen. Signore, grazie, vogliamo ringraziare questa nuova possibilità, Signore, che tu dai il nostro spirito. Prepara tu i nostri cuori, Signore, la nostra mente, affinché possiamo comprendere ciò che tu vuoi insegnare, Signore. Tu ci vuoi dire, Padre, poi che prendiamo per noi ogni parola, Signore, che verrà detta dalla tua serva, Signore. Vuoi tu benedirla, Signore, ungere le sue labbra, Signore, usarti di lei, Signore, come un vaso d'onore, Padre. Una benedizione speciale per la tua vita, Signore. Amen. Grazie Padre per ogni sorella qui presente, Signore. Grazie, Signore. Ti ringraziamo, Signore, nel nome di Amen. Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Dio vi benedica, sorelle. Amen. E veramente do la parola alla nostra cara sorella Maria, moglie del nostro caro pastore Guzzo. Amen. Grazie. E sorella. Amen. Grazie, sorella. Grazie, sorella. Gloria a Dio. Amen. Amen. Che bella sorpresa il Signore ci teneva oggi. Amen. Le cose che non sono pianificate da noi, dall'uomo, ma pianificati dal Signore, sono meravigliose. Veramente non aspettavamo avere questo piccolo ma significativo incontro tra noi sorelle. Amen. E mentre un bel gruppo di Milano e di Torino di uomini sono riuniti nella sala di sopra. E gloria a Dio, non avevamo in realtà nulla specifico preparato. Ma le ho detto alla sorella Ilaria: sorella, ciò che metterà il Signore nel tuo cuore, ciò che metterà il Signore nel mio, faremo. Vediamo cosa il Signore ci donerà. Amen. Ma la cosa più bella è che quando io sono arrivata questa mattina, io pensavo che avevamo preso una delle sale, cioè piccole, qui giù, per riunirci. Però poi alla fine, non so cosa è successo, non si è presa la sala. E a ultimo momento le dico alla persona qui del reception dell'hotel, perché io ho chiesto, e mi dice: beh, c'è qua la sala aperta accanto al buffet di colazione disponibile. Allora l'ho guardato un po' e le dico: però è un po' aperto, così la gente va, viene, non c'è un qualcosa un po' più di intimo? Allora mi sono girata, ho visto che c'era una piccola sala con delle tende aperte, le dico: qua è perfetto, si potranno chiudere queste tende? Dice: sì, certo. E siamo qui in una bellissima saletta con delle tende, siamo intime, abbiamo 4 tavolini, e ci hanno messo l'acqua, ho chiesto se avevano delle penne, dei fogli, per noi poter scrivere. Comunque, gloria a Dio, senza volere, senza pianificare nulla, praticamente le sorelle, come avete trovato la saletta, sorelle? Molto accogliente. Tutta equipaggiata, vero sorelle? Con la vostra penna, il vostro bicchiere d'acqua, e i vostri, come si chiama questo in italiano? Block notes. E lì, se notate, nel tavolino nell'entrata abbiamo del segnalibri che ce l'aveva donato la sorella Lucy Chan, quando è venuta l'ultima volta. E potete prendere uno ogni una.
E anche vediamo lì una scatoletta a forma di cuore con dei fiori bellissimi, e fascette, non so se c'è solo fiori da mettere, solo, sì, delle fascette stille molto belle fatte dalla made by Ilaria Mangano, inspired by Jesus. Fa delle cose straordinarie, le ho detto: sorella, tu devi che anche in internet si trovano gratis, le ho detto, fare dei bigliettini da visita, perché tu non sai, il giorno domani tu diventi una disegnatrice, una non lo so, una che fa di queste manualità, ricamatrice, quello che sia, manualità, però per il Signore, dove tu puoi mettere, dare delle scritture, quando consegni, quando vendi ogni pezzo. E le raccontavo un po' di mia cognata negli Stati Uniti, che lei iniziò così. Possiamo sederci. Lei iniziò così, infatti lei fa la sorella di mio marito, che negli Stati Uniti lei incominciò il business del scrapbooking. E lei sin dall'inizio lei disse: io questo lo voglio dedicare al Signore, c'è una testimonianza dietro di come il Signore è stato con lui ad ispirarlo, tutto quanto. Sorella, se vuoi dargli un foglio, però il blog notes prendilo per te, ok? Però quello che non si usa lo ridiamo in caso. Ok, perfetto. E cos'è che stavo dicendo? Che lei ha una testimonianza dietro di questa cosa che il Signore l'ha ispirato a fare. E lei ogni scrapbooking che fa, ogni libro, album, tutto è basato con le scritture del Signore. Allora le dicevo alla sorella: tu fai un ordina, no, su internet, che anche gratis si possono ordinare questi bigliettini da visita, e metti made by Ilaria Mangano, inspired by Jesus, no? Fatti dalla sorella Ilaria, ispirati da Gesù. Stessa cosa puoi fare tu, sorella, con le torte, sorella Deborah, e con le cose che il Signore, veramente, perché abbiamo sorelle che il Signore ha donato e ha dato tanti doni bellissimi che si possono usare non solo per la Chiesa, per benedire la Chiesa, ma anche se possono benedire persone di fuori, portando il messaggio, portando una parola da parte di Dio per loro, e alla stessa volta, diciamo, il Signore benedisce con un guadagno, e gloria a Dio, perché tutto è per la sua gloria. Infatti adesso che vi sto dicendo questo mi sto ricordando che lei, il proposito, quello che lei aveva sentito, mia cognata, da parte di Dio facendo questa cosa di arte, era dare il messaggio, diciamo, il messaggio di salvezza. Iniziò tutto così. E lei dà sempre delle scritture in ogni cosa che lei crea, no? In ogni cosa che lei fa. E comunque ringraziamo il Signore veramente per questa opportunità. Ovviamente non tutte le sorelle di Torino e di Milano sono qui, perché questa, diciamo, non è stata un'attività programmata, è un'attività di uomini che si sta svolgendo nella sala di sopra, però anch'io avevo nel cuore, e la sorella Deborah, però lei la come si dice, verbalizzata, e io pensavo, intanto cosa faremo le sorelle che verremo con i nostri mariti, no? A questa attività. Allora magari il pastore, un ministro, dice: vabbè, possono passeggiare, possono andare a un centro commerciale, no? Però c'era un qualcosa che dentro dicevo: ma no, come, no? Anche per dove siamo localizzati, e non è che c'è un centro commerciale vicino. Allora avevo sto pensiero. Poi la sorella Deborah gli dice al suo marito, il suo marito ha chiesto al pastore, perché non facevamo noi una piccola attività, perché non ci edifichevamo. Magari altre possono pensare: ma sì, parliamo, sparliamo, mormoriamo, facciamo, perdiamo il tempo, riempiamo lo spazio. Invece il Signore dice: no, dobbiamo redimere il tempo ed essere edificate. Parliamoci tra di noi con salmi, è vero? Amen.
Inni e salmi spirituali. Inni e salmi spirituali, non mi veniva in italiano, gloria a Dio. Per un momento mi è venuta la scrittura in spagnolo e non lo sapevo come mettere in italiano. Inni e salmi spirituali. Amen. Gloria sia al nome di Gesù e siamo qui. Grazie, amen, sorella Debora, per essere l'aiuto idoneo dei pastori, gloria a Dio. E la sorella, veramente non per esaltare l'uomo, ma veramente per esaltare e glorificare Dio. Ultimamente sono di grande benedizione, ci stanno aiutando tantissimo. E per me è un grande aiuto, la sorella, veramente. E tra le idee che il Signore ci ispira, il Signore sta facendo belle belle cose. Vogliamo che tutte voi veramente siete incoraggiate a quando avete un sentire da parte di Dio, quando avete un'idea, fatecela sapere. Vogliamo lavorare insieme, vogliamo avere idee creative, vogliamo avere cose che vengono dal cuore di Dio per poter crescere non solo come corpo di Cristo, ma poter edificarci, poter, come si dice, gioire insieme. Dicevo di quella scatolina che ci sono delle spille e delle cose che la sorella mi stava facendo vedere, però io le ho detto, ho sentito dire, sorella mettilo lì, se qualche sorella vuole dare un'offerta per queste spille e possiamo in un modo benedire la loro vita, il loro ministero, gloria a Dio, il resto lo fa il Signore. Poi la sorella veramente sta facendo delle cose molto belle, gloria sia il nome di Gesù. Allora, il Signore mi ha dato un qualcosa da portare a voi. Amen. È sempre sul tema del matrimonio. Alleluia. Perché sarà? Il Signore parla sempre in tempo. Il Signore sì, a tutte le donne, fratellino, ma anche servirebbe anche per i maritini, agli uomini. Però loro non sono qui, ma poi le donne condivideranno questo al papà. Gloria sia il nome di Gesù. Però, fratellino David, allora, per chi ascolta questo programma, che sarà sulla nostra podcast di Antioca Torino e Ore Milano, siamo nella saletta, le mammine con i nostri piccolini. Allora, siamo presenti la sorella Cristina Luongo col suo bello figlio Samuele Luongo, la sorella Valentina Brocchetta con, io do i vostri cognomi di sposata, ok? Siete uno col marito, poi uno. La sorella Valentina Brocchetta con la sua figlioletta Giulia e David, gloria a Dio, che si stanno comportando tutti benissimo. Poi abbiamo la sorella Alessia Brocchetta con il suo bello figliolino Mattia, che bravo Mattia, gloria a Dio. Abbiamo la sorella Debora Luongo con la sua figlioletta, la sorellina Esther Luongo, gloria a Dio, che ci intrattiene sempre con i suoi saluti nella podcast e anche su dei audio privati che manda ai pastori e a sua moglie, gloria a Dio, sorellina, grazie per benedire sempre i fratellini e sorelline della Chiesa. E abbiamo la nostra cara Ilaria Braccuto con il suo bello figlio Isaia e la sua bellissima figlioletta Grace, gloria sia il nome di Gesù. E per cui se sentite un qualche cosino, qualche Signore Santo, ero concentrata proprio su quelli con i bambini. Sì, i bambini. E la sorella Abigail, ovviamente, rappresentante qui dell'Opera Ore in Milano, la mano destra del fratello ministro Braccuto Alessandro e sua moglie Ilaria, veramente sorella, fai un bellissimo lavoro, il Signore ti usa tantissimo, non solo nella regia, nelle traduzioni, ma te lo dico, per quello non solo che vedo, ma anche quello che sento dalla sorella, sei di un grande aiuto per la sorella Ilaria, nel personale e nel ministeriale, insieme anche a tua sorella Patti, che molte volte voi due siete andati anche a casa di lei a dare una mano, e gloria a Dio, siete di grande benedizione.
per quest'opera, siete delle colonne e continuate avanti, la chiesa sta crescendo e crescerà tantissimo, è stato profetizzato e gioiamo sempre che ascoltiamo, sentiamo dire di tutte queste visite che stanno arrivando. E ci fa un po' gioire, ci fa un po' ridere a pastore a me, perché tutti arrivano battezzati nel nome di Gesù dal Salvador, vengono tutti battezzati, già vengono. Gloria a Dio. Allora incominciamo. Alleluia. Matrimonio. Questa sarà una piccola guida di preghiera. Una guida di preghiera. Ok? Sorella Debora, se ci puoi leggere Genesi 2:24. Amen. Il Signore sia lodato. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Amen. Amen. Allora lasceranno, dice, non dice lasceranno, l'uomo lascerà. Strano, vero? Che dice l'uomo lascerà, non dice la donna lascerà. Certo, l'uomo è, diciamo, con la donna è uno, no? Allora, lascerà, perché si parla di uno. Padre e madre saranno una sola carne. Già non sono due, solo uno. Amen. Ok, Prima Corinzi 10:31, sorella, potete scrivere dopo le scritture, poi le potete ampliare a casa. Amen. Primo Corinzi, sorella? 10:31. Amen, gloria a Dio. Sia dunque che mangiate, sia dunque che bevete, sia che facciate un'altra cosa, fatele tutte le cose alla gloria di Dio. Amen. Efesini 4:32. Amen. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Proverbi 5:19. Amen. Cerva amabile e gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo e sii continuamente rapito nel suo amore. E l'ultimo, Proverbio 5:18. Sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù. Amen. Allora si parla di gioire insieme, si parla del perdono. Che altro punto in queste scritture abbiamo visto? Perdono. Di stare di gioire insieme. Fin dalla gioventù. Amen. Allora c'è tanto lì da analizzare. Il tuo matrimonio ha un potenziale di benedire entrambi, a te e al tuo sposo. Amen. Diciamo, è una relazione di benedizione, ha un potenziale di benedizione sia per te che per il tuo sposo. In modo molto, molto, molto significativo. Dio ha disegnato il matrimonio come un patto tra marito e moglie. La responsabilità di un matrimonio sano, e ascoltate questo, la responsabilità di un matrimonio sano ricade su entrambi. Ricade su entrambi, ok? Sano è la parola chiave. La responsabilità di un matrimonio sano ricade su entrambi, dato che ognuno ha dei ruoli che Dio ha donato d'accordo alla sua parola. Ognuno ha un ruolo da adempiere. E chi ha donato questo ruolo? Il Signore. Ad ognuno? Dio. Il Signore ha donato questo ruolo ad ognuno d'accordo a chi? D'accordo alla sua parola stabilita. Amen. La preghiera, punto chiave, parola chiave, la preghiera può aiutare a, numero uno, a guarire. Numero due, ristorare e potentemente solidificare i matrimoni. Qualcuno ha messo in questi giorni un post, non so chi l'ho visto, dove dice che il matrimonio che prega insieme
La famiglia che prega insieme no, rimane unita. No, parla del, ah, del matrimonio. Del matrimonio. Il matrimonio che prega insieme è più forte, più unito, non mi ricordo come diceva il posto. Allora vediamo che questa preghiera può aiutare a guarire, a ristorare e potentemente solidificare il matrimonio. Adesso vi darò, e questo avrei voluto farlo in italiano e fare delle fotocopie e darlo. Penso che lo farò, perché sarebbe bello tenerlo tipo fotocopia e metterlo nel frigo in qualche parte. Tipo, sai come la, il film di... come si chiama? War Room. War Room. Perché è bellissimo, questi punti veramente mi hanno proprio grazie toccato. Grazie Signore, amen. Questi sono punti di preghiera che noi dobbiamo avere e noterete che non parla singolarmente, come dire Signore, io ti prego, io ti chiedo, io, no, parla sempre noi, 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 perché? Perché noi dobbiamo, quando preghiamo, riferirci, quando a matrimonio si riferisce, sempre noi, per entrambi, ma anche come Chiesa. E come diceva la sorella Maffei, che questo sempre me l'aveva dato il Signore, ma non l'avevo mai verbalizzato. E poi lei l'ha verbalizzato in una riunione come questa di sorelle, di mogli e di pastori, a quest'ultimo convegno che abbiamo avuto a Cesa. E lei diceva, quando parlate, dava l'esempio del pastore, quando dite che dovete riferirvi al pastore, non dite il mio pastore o non dite il pastore. Dite il nostro pastore, il nostro pastore, la nostra cara sorella, i nostri bimbi, la nostra casa, la nostra casa, la nostra macchina, no? Perché sempre l'essere umano tende a impadronirsi, ad essere egoista, non ci rendiamo conto che tutto ciò che abbiamo è del Signore, appartiene al Signore ed è per la gloria del Signore e per la benedizione ed edificazione della Chiesa. Allora in realtà, se il Signore tempo fa ho letto qualcosa del genere, come dicendo il Signore ti ha donato la macchina, in quel giorno non ti chiederà, come che dice, non ti chiederà dove sei andato con la macchina, qualcosa del genere, ma quante persone hai portato in chiesa con la macchina, quante persone hai servito con la macchina, no? che ti ho dato, aiutato, portato magari all'ospedale, alla chiesa, eccetera, eccetera. La casa, la stessa cosa, chiederà quanti hai ricevuto a casa tua, quanti hai dato il Vangelo, quanti, diciamo. Lui ci chiederà conto non solo dell'amministrazione, dell'educazione dei nostri figli, dell'amministrazione, diciamo, dell'edificazione del matrimonio, ma anche ci chiederà cosa abbiamo fatto con la macchina che egli ci ha donato, la casa che ci ha donato, le cose che ci ha donato, perché sono suoi, alla fine sono suoi, non sono nostre. Vedevo un video. E quando è stato? Ieri, l'altro ieri, che avevano messo qualcuno aveva messo. Io a Facebook sinceramente non ci entro mai, però ogni tanto vado perché mi piacciono molti, come si dice, posting che fanno alcuni fratelli americani che sono veramente potenti. E alcuni lo prendo per me, oppure li condivido, alcuni li traduco, no? E facevano vedere un video che a me è veramente impattato. Di persone che si afferravano, si prendevano dalle cose materiali e hanno perso la vita. Non so se l'avete visto. Io ve lo manderò questo video. Che hanno perso la vita perché non volevano lasciare andare le loro care cose. C'era uno, una parte dove faceva vedere un fiume che si era... non so che cosa era successo, che... era come una strada, non so cosa, e si è rotta, il fiume si è cresciuto, ha straripato ed è rimasto un piccolo pezzo di strada di cemento con quattro macchine sopra, in mezzo a un fiume. Immaginate, oh, signor. Sì, immaginate questo pezzo di autostrada in mezzo di un grandissimo fiume, un grandissimo corrente d'acqua, e c'era questo pezzetto di
di strada con quattro macchine sopra. Le altre persone stavano ricevendo l'aiuto, ma c'era uno in una SUV di quelle moderne, di quelle ultimo modello, costosissime, che era lì, che era fuori, era col suo corpo, si era tirato fuori dalla finestra della macchina, però era preso dalla sua macchina e tutti gli dicevano vieni, vieni, no, per riscattarlo, e lui era preso da quella SUV e non voleva lasciare andare la sua macchina. Cosa è successo? Affondato con tutta la macchina. Tutti si sono salvati e lui, non volendo lasciare andare sta macchina, sta possessione materiale, se ne andò, il fiume lo portò via con questa macchina e affondò. E tutti che urlavano, e tutti che lo chiamavano, è stata una cosa orribile. Poi c'era un altro, tutto in questo stesso video, c'era un altro che era caduto, stava in un ponte, e c'era uno che l'aveva preso e lo teneva da una mano, però nell'altra mano lui doveva dare tutte e due mani a questo uomo per farsi tirare su e salvare la sua vita, perché sotto era al vuoto, era non so quanti piani al vuoto. Fratellino Devi, le sorelle devono ascoltare, zitto, ok? Siediti tranquilli. E allora, scusate, e allora cosa è successo? Che questo uomo gli dava solo una mano e l'altra mano la teneva dietro nella tasca dove aveva la sua, come si chiama? Portafoglio pieno di soldi e cellulare, ultimo modello. E aveva questa mano nel portafoglio, il cellulare, e per non lasciare andare, per non perdere il portafoglio e il cellulare, non ha dato cellulare e la, per non perdere il cellulare e il portafoglio, non ha dato l'altra mano alla persona che stava per salvarlo ed è caduto, ha perso la forza, è caduto ed è morto. E così altre cose che non, ora non mi vengono in mente. E alla fine di questo video veniva questa meditazione che diceva: Signore, ti può donare migliaia di macchine nuove, migliaia di cellulari, migliaia di soldi, ti può donare tutto quello che tu perdi, no? Per lui, per la sua opera, per il suo regno, per, no? Per la tua vita, per la vita di un qualcun altro, lui te lo può ridare tre volte in più, no? E diceva questa meditazione. Allora è incredibile come veramente le persone. Beh, c'è una scrittura che dice questo, dove dice il Signore: chi perderà la sua vita per me la guadagnerà. Amen. Ma chi la vuole conservare, chi vuole conservare, preservare la sua vita, la perderà. Diciamo, tutti questi principi biblici si vedono azionati nella nostra vita giornaliera. Gloria sia il nome di Gesù. E dicevo questo perché? Perché ho detto questo? Perché iniziai a parlare di questo? Perché parlevamo di non impadronirci, vero? Delle cose materiali. Delle cose, che tutto è del Signore e che Lui ce li può dare ancora di più, ancora meglio, ma che tutto appartiene a Lui e dobbiamo capire che tutto dobbiamo farlo per la sua gloria, per il suo regno. Ok, gloria sia il nome di Gesù. Vi darò questi punti di preghiera. Magari non so se volete scriverlo o aspetterete che vi mando la copia, però voi fate iniziamo quello da che notare, sì. Sì, potete iniziare a notare certi punti. Allora, un punto di preghiera che potete pregare per voi e il vostro marito, il vostro matrimonio. Primo punto.
nel bene e nel male. Signore, noi preghiamo che il nostro amore per l'uno e all'altro sia puro e duratiero. Pregare per purezza e durabilità. Pregare per, e potete mettere purezza e durabilità, poi io vi do le copie della, di questo. Allora, Signore, nel bene e nel male, Signore, vogliamo essere uniti. Signore, noi preghiamo che il nostro amore per l'uno all'altro sia puro e duratiero. Duraturo. Allora, duraturo? Ok. Puro e duraturo, grazie sorella. Allora, pregare per durabilità e purezza. Importante, sorelle, perché nel mondo, non so a voi e non so in Italia, ma in Venezuela io mi ricordo crescendo che si insegnavano alle donne, no? Si parlava, non che si insegnavano, non so, sì, sicuramente alcune mamme insegnavano, alcune zie, alcune parenti, però sempre sentivo dire, no? Tra ragazze, crescendo, anche l'influenza, sai, delle telenovelle, i film, le cose del mondo che sono tutte perverse, deviate, sempre sentivo dire, oh, la moglie deve essere come una prostituta per il marito nel letto. Sempre lo sentivo. Deve essere, anche tu, vero sorella? Deve essere come una prostituta nel letto. Perché se no, se la va a cercare fuori. Guardate le menzogne del nemico. Poi, diciamo, sempre si parlava, e per questo vendono le cose intime, no, tutte queste cose, per comunque, perché si dove, no, addirittura mi ricordo che una mi ha detto, già ero sposata ma ero nel mondo, per me questo dentro di me veramente, mi ha detto, tu quando stai con tuo marito, immaginati che stai con un altro uomo. Oh, Signore Santo. Sorella, io vi sto parlando della realtà del mondo. Io vi sto parlando crudamente, questo mi compiace, però è questo che dicono nel mondo. E lamentabilmente molti uomini questo fanno. Ok? Grazie a Dio per la mente pulita, rinnovata e santificata che il Signore ci dona, perché è uno schifo. Essere umano senza Cristo è uno schifo. Addirittura nel mondo cosa fanno? Si vedono pellicole e film pornografici, riviste, giocattoli. Grazie a Dio io e mio marito veramente neanche nel mondo queste cose volevamo fare, mai. Grazie a Dio, non siamo mai stati attratti. Però vendono queste cose, no? Perché tutto questo? Tutto questo sembrasse tra marito e moglie per migliorare, tra virgolette. Non è così, sorella. Il letto deve essere senza macchia. Il letto deve essere puro, la relazione deve essere pulita, deve essere pura, perché non è una semplice relazione sessuale. È una unione d'amore, una unione perfetta tra Cristo, la sua Chiesa, perfino il Signore in Ecclesiaste parla, no? In Proverbi, le mammelle, no? Che siano di gioia per... Diciamo, il Signore ci ha donato tutto per avere la soddisfazione, sia il marito sia la donna, nella nostra unione intima. E abbiamo tutto, non abbiamo bisogno di immaginare, di inventare, di aggiungere, perché alla fine tu stai invitando con queste cose, stai invitando la tua camera da letto a chi? A Satana. Stai invitando a spiriti immondi che entrino alla mente di tuo marito, alla tua mente, che alla fine ti vanno a distruggere, te come persona e come matrimonio. Vediamo nel mondo quanti matrimoni incominciano a fare questa cosa del swing. Voi lo sapete cos'è il swing? Il swing, grazie a Dio non lo sapete, però nel mondo swing, e ci sono molti club swing, questo l'ho saputo io, già ero sposata. Grazie a Dio, anche neanche quello, gloria a Dio. Lo sapevo per un'amica, tra virgolette, che era bellissima, una ragazza spettacolare, splendida, anche il marito, tutti e due erano pilota, avevano un paio di gemelli e una figlia. Avevano tutto, una villa, un lavoro, bellissimo tutto, ma erano infelici, discutivano sempre,
lei volava l'aereo, era sempre fuori, lui e non erano felici. E alla fine lei mi ha raccontato che lei e suo marito erano parte del swing club. Swing vuol dire dondolarsi, nel senso scambio. Diciamo, dove tu vai a un club e tutti i matrimoni si scambiano. Scambio di coppia. Allora erano arrivati a lì, a quel punto. Beh, alla fine ho saputo loro divorziarsi. La figlia incinta a 12 anni, che la madre le ha detto vai a abortire, e la zia, che era molto amica mia, una zitella, le ha detto no, me lo dai a me. Non glielo volevano dare, poi glielo hanno dato a lei. I figli, droghe, cose varie. Alla fine, cosa ti ha portato tutto questo? Non ti ha portato alla unità matrimoniale. Ah, sorella, solo che lì c'è la radio e si sente. Ok, pensavo che la registrazione era più in là dove erano i bambini, ok. Gloria a Dio. E dicevo, questo non ha portato alla purezza, non ha portato alla unità, non ha portato alla benedizione, alla coppia, alla famiglia, ha portato alla distruzione, ha rovinato assolutamente tutto. Ma oggigiorno lo vediamo, lamentabilmente anche nella congregazione della Chiesa del Signore, tanti che magari non camminano. Ovviamente sì, non camminano nello spirito, però perché? Perché permettono cose nella loro vita che poi alla fine alimentano la carne e alla fine finiscono peggio di quelli del mondo, perché tanti cosa fanno? I programmi che vedono in televisione, i giochi, perché adesso con questa dei giochi del telefono tanti mariti anche sono addetti alla pornografia, addetti ai giochi, stanno sempre lì col telefono, col computer, e una cosa porta all'altra, e quando viene a vedere hai un'addizione, che questo porta a una rottura, che porta a una contaminazione, a un deviamento, a una perversione al disegno che Dio ha dato, perché Dio ha il suo disegno, Dio ha il suo piano, Lui è stato Lui a fare un disegno di un matrimonio bello, perfetto, gioioso, armonico, puro. Non abbiamo bisogno di niente altro ma una vita di preghiera insieme. Amen. Una vita, pregare le giuste cose, come abbiamo detto questo primo punto, e pregare per purezza. Amen. E durabilità. La purezza è importante, sorelle, e i nostri mariti, se sono nello spirito, ci ameranno come siamo e ci loderanno, ammireranno la nostra bellezza del Signore, la nostra purezza. Non dobbiamo voler essere come altre. Amen. Una cosa è essere, questo me l'ha insegnato il pastore Larry, una cosa è essere attrattiva, attraente, e l'altra cosa, com'era che diceva lui, aspetta, sì, però c'era una parola, aspetta, una cosa era attraente e l'altra cosa era essere attractive, in inglese, com'era che aveva usato, attractive? Oh, non mi viene ora, però era wow, che al pensarci non avevo pensato qual è la differenza, no? Però mi ha impattato, se mi ricordo poi lo dirò. Comunque una cosa è essere attraente, tu puoi essere attraente per il Signore, per tuo marito, ma una cosa è essere attraente in purezza, in bellezza santa, grazie sorella, chiudila più che puoi, in modestia, tirala forte, in modestia. Magari tirala da là, dal mezzo. In modestia, e un'altra cosa è essere sensuale, come si dice, un'altra cosa è essere sexy. Una cosa, sì, era un'altra parola che ho usato, però comunque, una cosa è essere attrattiva e un'altra cosa è essere provocativa, sensuale, seduttiva, quelle sono seducente, però c'era un'altra parola che adesso non mi viene. Comunque il punto non è che non dobbiamo essere attrattive, sì, ma attrattive, esatto, no? Agli occhi del Signore, del modo come il Signore vuole che noi siamo attrattive e gradevole ai nostri mariti. Mm-hmm.
ok? Se siamo attrattive e gradevoli agli occhi del Signore, lo saremo anche per i nostri mariti. Allora, il primo punto è pregare per la purezza. Amen. E durabilità. E dobbiamo chiudere tutte le porte a spiriti immondi, sia che vengano tramite computer, telefono, televisioni, riviste, oggetti, eccetera. Secondo punto. Signore, aiutaci a adempiere i nostri propri ruoli biblici nella nostra casa. Aiutaci a adempiere i nostri propri ruoli biblici nella nostra casa. Allora lì dobbiamo capire, lui ha un ruolo, io ho il mio ruolo. Devo io lasciare di adempiere il mio ruolo perché lui non fa il suo ruolo? No. Noi facciamo il nostro e preghiamo che lui possa sviluppare e applicare, agire nel suo ruolo. Per quello sempre, se notate, in ogni preghiera, la prima per esempio dice Signore, noi preghiamo, no? Mm-hmm. Sia che preghi da sola, mm-hmm, che sia che preghi con lui. L'idea, certo, è bello ed è importante pregare insieme, però ovviamente a parte insieme abbiamo ognuno il nostro tempo di preghiera. Sempre pregare per noi. Nel secondo dice aiutaci a adempiere i nostri propri ruoli biblici della nostra casa. Mattia, vieni Mattia. Grazie. Dai, giocali. Ok, numero 3. Dio, aiutaci a adempiere il chiamato e proposito che tu hai disegnato per noi. Abilitaci ad usare il nostro, e fate attenzione a questo, il nostro tempo, i nostri talenti e le nostre risorse per il tuo regno. Allora, punto numero 3, Dio, aiutaci a adempiere il chiamato e proposito che tu hai disegnato per noi. Abilitaci si dice, o dacci l'abilità ad usare il nostro tempo, talenti e risorse per il tuo regno. Allora qua stiamo pregando per il proposito che il Signore ha disegnato, sia individualmente sia come matrimonio, e chiedere abilità per poter amministrare bene o ad usare il tempo, talenti e risorse. Il Signore ci dà talenti, ci dona il tempo e ci dà delle risorse che possiamo fare come matrimonio o donare o usare come matrimonio per il regno. Non è che poi ci sposiamo, andiamo in chiesa le domeniche e basta, non facciamo più niente, non evangelizziamo, non apriamo la nostra casa, non andiamo a fare le visite, ci mettiamo in una mente, accordo e spirito con le autorità per poter dare idee, per poter lavorare, perché molte volte si aspetta che sia il pastore che dica tu fai questo, tu fai l'altro, si fa qua, si fa là. No, se voi sentite un qualcosa da parte di Dio, non è che lo fate così per fare disordinatamente, senza, diciamo, la guida o il consiglio del conduttore che il Signore ha messo. Però, perlomeno, andate e dite, pastore, io ho questo peso. Sorella, io ho questo peso. Ho questa idea, ho questo peso, ho questa cosa che vorrei fare. Come una volta il fratello Giuseppe Luongo è venuto e ha detto, io ho questo peso per i giovani, vorrei fare una gara biblica. E l'abbiamo fatto. Si è fatta una volta, però si è fatta. Mm-hmm. Adesso lo devo dire al fratello perché si è fermato, deve continuare, non si deve fermare, le cose non si devono fermare, fatele. Quando il pastore dice una cosa una volta, non è che lo fate una volta e poi non si fa più, no, continuate a farlo. Allora, sia che lui lo dica e bisogna continuarlo a fare, sia che noi abbiamo un'idea, un peso, una questione, diciamolo a lui. E lui, se lo sente da parte del Signore, vi dirà sì o vi dirà il tempo. E voi fate, non aspettate che... Molte volte, sorelle, noi abbiamo bisogno di persone, quando dico noi, la Chiesa del Signore, in tutto il mondo, abbiamo bisogno di persone che siano disposte a usare tutto quello che hanno per il regno, le loro risorse, i loro beni, le loro benedizioni in tutti i sensi. Per il regno, perché molte volte le persone si fermano
si fermano perché dice: ah no, ma la chiesa non affondi, non faccio niente, voglio fare questo, non lo faccio niente. Ma scusami, io capisco. Mm-hmm. E se la chiesa, gloria a Dio, ha dei fondi, gloria a Dio, si fa. Però metti che non ci sono, siamo limitati perché ci sono altre spese, magari tu vuoi dare del tuo, ma magari sei anche limitato. Ok, allora tu dai del tuo, ma anche hai idee per fare delle attività, mm-hmm, o metterti d'accordo con altre sorelle per fare delle attività, per poter avere queste come si dice, materiale, queste denaro per poter fare le attività, sia di donne, di bambini, di quello che sia, per la chiesa. E se non è con attività, beh, ti metti d'accordo, dici: sorella, guarda, io prendo 3, 4, 5 sorelle in preghiere, dico: sorella, guarda, tu hai 50 euro, io 50, tu 50, tu 50, abbiamo bisogno, metti 200 euro per fare questo progetto, possiamo unirci a questo, lo facciamo. Diciamo, ci sono tante modi, però l'importante è che la persona abbia un peso per la Chiesa di Cristo, per l'opera, e che voglia farlo, e che non si limiti alle limitazioni, tra virgolette, che magari materialmente la persona può avere. Ok? E gloria a Dio, perché il Signore va a triplicare, quando tu dai il poco che hai o tutto che hai, il Signore va a triplicare, il Signore non è che ti lascia... lo dice la scrittura, dice: non ho visto mai uno che ha lasciato famiglia, madre, padre, casa e macchina, quella, per il mio regno, che io non le abbia dato il triplo, quadruplo, non so come la quantità che il Signore usa. Io e mio marito e io, la nostra famiglia è un testimone di questo. Noi abbiamo lasciato casa, lavoro, abbiamo lasciato tutto, e il Signore qua ci ha triplicato in tutto, non ci manca nulla. Amen, gloria a Dio, Signore, grazie. Parlando del materiale, perché poi tante cose sono state donate, sono state offerte, come per esempio la macchina, abbiamo detto di no. Ma non è che non l'abbiamo perché non possiamo, perché il pastore non ha sentito averla e basta, però il Signore l'ha provvista. Però per dire, parlando di cose materiali, ma poi cose spirituali, non si dica. Le benedizioni sono tante, no? Amen. E tantissime. Allora pregare per questo. E per il chiamato e per usare il tempo, talenti, risorse, tutto quanto abbiamo che è del Signore, per cosa? Per il suo regno. Numero 4, pregare: Gesù, imparti la tua saggezza e forza in noi mentre dipendiamo e speriamo in te tutti i giorni, anziché aggiungere peso e pressione innecessaria l'uno all'altro. Questo succede spesso. Noi mettiamo tanto pressione ai nostri mariti. Non so se loro mettono a noi tanta pressione come noi a loro. Però sì, a volte sì, vero? A volte sì che i nostri mariti magari ci mettono una pressione in più di ciò che abbiamo. Però io penso che la donna è un po' più, perché non so se in Proverbi che parla della gocciola lì, come si chiama, la goccia persistente, la goccia persistente, che la donna fastidiosa, la donna, no, è come una goccia. Allora perché usa la donna come esempio e non all'uomo? No? Allora io penso che questo porta un po' più di pressione, no? Ha già le pressioni che ha l'uomo, perché mettiamoci a pensare, l'uomo deve pensare alla manutenzione della famiglia, perché anche se ci sono sorelle che magari possono lavorare 2, 3, 4 ore part time, tanto per aiutare, complementare, mentre i figli sono a scuola, senza diciamo sacrificare il matrimonio, sacrificare i figli, la famiglia, eccetera, però sempre l'entrata principale deve essere l'uomo. La donna può essere un aiuto, però in realtà la responsabilità sempre ricade nel capo, no? La responsabilità materiale, la responsabilità anche spirituale. Allora immaginate l'uomo, no? Si è addormentato. Immaginiamo la pressione che lui ha di sostenere la famiglia, di risguardarla spiritualmente, di guidarla, di proteggerla, e, no, tutto questo, e in più noi veniamo e andiamo a loro
e non hai pagato per... perché non questo, perché per altro, perché hai fatto così, perché hai fatto così, perché devi fare così. Immaginiamo come si può sentire un uomo. E la pressione arriva un momento che, come una pentola da pressione, va a scoppiare. Se non ha una relazione col Signore, se non ha una vita di preghiera, se non cammina nello spirito, infatti nel mondo cosa fanno? Se ne vanno a prendere un'altra. Che poi stupidi loro, perché poi si poi ancora per cioè, a doppia pressione, doppie spese. E non per niente dice la parola, no? Le dice all'uomo, le dice: ma perché devi andare a dare tutti i tuoi beni, tutte le tue cose e sprecarle, no, nella donna strana, no? goditele con la moglie della tua giovinezza, no? Diciamo, nella parola troviamo tanta guida, tanta saggezza, incredibile. Non per niente il Signore dice le cose. Amen. Allora dobbiamo provare e pregare: Gesù, imparti la tua saggezza e forza in noi. Amen. In noi. Saggezza e forza sono le parole chiavi. Però, mentre cosa? Mentre dipendiamo e speriamo in te tutti i giorni, anziché aggiungere pressioni innecessarie l'una all'altro. Io dicevo a una sorella, le dico: sorella, in una situazione che mi raccontava personale, no, nel suo matrimonio, dico: sorella, non aggiungere peso, non metterti a lottare questa battaglia da sola, non aggiungere più peso a, perché sicuramente già magari non lo, il marito non lo dice per orgoglio, non lo ammette, però dentro sicuramente già sta male per questa situazione. Tu vai e gli aggiungi peso, dico: prega per questa situazione e non aggiungere una pressione in più che già c'è, perché già la pressione c'è. Se c'è una situazione, la pressione c'è, allora perché aggiungere, no? Meglio pregare, lottare questo in preghiera. Numero 5, noi preghiamo per le intimità spirituali. Spirituale, aiutaci a entrambi a costantemente cercare la tua presenza e potere nel nostro matrimonio. Allora bisogna pregare per l'intimità non solo fisica ma spirituale, che si possa leggere la parola insieme, che si possa pregare insieme, ok? E chiedere aiuto al Signore, dirle: Signore, aiutaci entrambi a costantemente cercare la tua presenza e potere nel nostro matrimonio. Dobbiamo chiedere: Signore, abbiamo bisogno come matrimonio la tua presenza, abbiamo bisogno il tuo potere, la tua presenza, il tuo, per Mattia, potere. Numero 6, fai che il nostro matrimonio sia una relazione sicura e aiutaci a coltivare libertà, onestà e fiducia. Fai che il nostro matrimonio sia una relazione sicura ed aiutaci a coltivare libertà, onestà e fiducia. Importante, sorelle. Dobbiamo avere libertà, marito e moglie, di poter condividere le nostre paure, di poter condividere le nostre preoccupazioni, di poter condividere i nostri pensieri e tante altre cose. Abbiamo parlato tempo fa di fare questi tipi di esercizi, domande, risposta, eccetera, eccetera. E tra marito e moglie non so quanti l'hanno ascoltato, quanti l'hanno già applicato o non applicato, però è importante. Una volta la sorella Cristina mi ha scritto lodando al Signore, dicendo, no, che avevano tolto la televisione, perché loro hanno la televisione in stanza, che avevano tolto il cavo lì per la televisione, avevano lasciato solo diciamo l'apparecchio con un filo, con un coso dove possono mettere, quando lo pensano appropriato, magari
una predica, un insegnamento, no? La radio podcast, non so, un film cristiano, se lo vedono un film cristiano ogni tanto, non so. Il punto è che lei dice che da quando hanno fatto questo si è tolto, diciamo, un intruso, uno che magari disturbava, no? O distraeva dal poter parlare e condividere momenti importanti, essendo nella camera da letto prima di andare a dormire. Allora penso che quel momento dove già i bambini dormono, che tu puoi parlare con tuo marito, è anche un'antesala, come si può dire, un'antesala a invitare dei momenti non solo spirituali ma anche fisici, belli, intimi, con il nostro partner, il nostro sposo. Allora dobbiamo pregare questo, di avere questa libertà, dobbiamo pregare al Signore che ci aiuti a coltivare il nostro matrimonio, avere libertà ma anche onestà e fiducia. Dobbiamo avere fiducia l'uno all'altro e dobbiamo avere onestà. Numero 7. Signore, aiutaci ad essere teneri e cari l'uno all'altro, mostrandoci amore, compassione, pazienza, gentilezza e la parola chiave, perdono. Perdono, perché a volte, sorelle, molte volte i mariti fanno delle cose che uno magari già te l'ha avvertito mille volte, cioè non fare così, e lo fa, e poi vengono le conseguenze, no? Però non è che ti ammettono, no, continuano lì. Allora cosa succede? Magari si può creare dentro una rabbia, un'amarezza, che se tu non stai attenta, poi entra una radice di amarezza e si incomincia a rispondere ironicamente, sarcasticamente ai mariti, anziché, no, continuare ad avere quel rispetto, quella pazienza, quell'amore, quella misericordia, quel perdono che ha il Signore con noi. Ed è incredibile, perché se non stiamo attenti e se non c'è il perdono veramente, si creano queste radici di amarezza. Allora dobbiamo dire: Signore, aiutaci. Amen. Ad essere tenere e cari uno all'altro, mostrandoci cosa? Amore, compassione, pazienza, gentilezza e perdono. A volte c'è da dire, sorelle, io non so, io penso i mariti sono più pazienti verso di noi che noi verso di loro. Penso, è un'opinione personale. Perché loro, ovviamente, l'uomo parla di meno, no? Che la donna, perché di questo si è parlato così. E allora magari noi siamo un po' meno pazienti. Numero 8. Sorella, un po' d'acqua. Grazie, sorella. Salvatore non come nome. Salvatore, no? Abbiamo detto Dio, abbiamo detto Gesù. No, adesso lo chiamiamo come Salvatore, caro Salvatore, no? Mio Salvatore. Preghiamo che tu possa guarire le ferite emozionali che magari hanno danneggiato la nostra abilità di essere autentici. Perché, sorelle, siamo chiari, ci sono ferite emozionali. Ci sono ferite emozionali. Magari anche lavorando per il Signore, per il Regno, per la Chiesa, magari ci sentiamo messe da parte, ci sentiamo che magari i nostri mariti amano più il cellulare, il computer, il lavoro che magari noi, e magari lo stanno facendo per lavoro, non è che per il Signore, non è che stanno facendo per altre cose, però siamo talmente emotive, siamo talmente che vogliamo l'attenzione, che vogliamo, che a volte queste cose ci possono magari ferire, magari ho sentito dire alcune sorelle magari che dicono che si offendono, no, dentro i loro cuori, che vedono che magari uno come moglie gli dice: amore, vieni, vorrei parlare con te o fare un qualcosa con te, e non ha tempo, non ha voglia, però chiama un fratello e subito corre, no? E subito è disposto, subito. E può succedere. Però queste cose non devono accadere dentro di noi, non dobbiamo tenere conto di queste cose,
Dobbiamo essere contente che abbiamo dei mariti spirituali, dei mariti che cercano il regno, che vogliono e amano le anime, che sono disposti a lavorare per il regno di Dio. Se noi ci infocchiamo in queste cose, il Signore ci riempirà questi vuoti e con la nostra preghiera ci darà il dono, il desiderio del nostro cuore, perché noi saremo, cosa succede? Che noi saremo più carignose, più, come si dice, più care, più amorose, più pazienti, più, come si dice, come abbiamo parlato qui, che ci dia compassione, no? Saremo più compassive, saremo più amorose, pazienti, gentili. Allora cosa succede? Che questo atteggiamento nostro farà che lui si senta attratto. E dopo un po' che ci vede che non parliamo, che stiamo lì nelle nostre cose, che ci vede pregando, leggendo la Bibbia, loro si renderanno conto e credetemi sorelle, loro stesso verranno, ci danno un bacio, ci abbracciano, ci chiedono, amore vuoi usciamo a mangiare stasera? Vuoi fare questo? O, no, loro stessi, perché? Perché la nostra disposizione sarà diversa. Molte volte noi non ci rendiamo conto che quando abbiamo un qualcosa dentro, verso, contro i nostri mariti, la nostra attitudine cambia ed è la stessa nostra attitudine che rigetta, mette quel muro che rigetta ai nostri mariti avvicinarsi perché magari hanno paura, dice adesso mi avvicino a questa adesso chi la ferma? Che fine faccio? No? Chi la ferma ora? Non voglio sentire, perché agli uomini non piace sentirci, sorella, è inutile che stiamo lì a voler cambiare la genetica, è inutile. Allora noi, siamo noi stesse a volte, quello che è dentro, che si manifesta, ad alzare quella parete, quel muro, dove allontana di più i nostri mariti, più noi vogliamo che loro si avvicinino e più li allontaniamo. Allora dobbiamo pregare. Caro Salvatore, preghiamo che tu possa guarire prima di tutto le ferite emozionali che sono sia in me che in mio marito, in noi, che magari hanno danneggiato la nostra abilità di essere cosa? Autentici, ok? E che possiamo in questo modo mostrare amore, compassione, pazienza, gentilezza e perdono. Numero 9, Signore, preghiamo per la crescita e maturità e chiediamo che possiamo avere desideri sani e giusti. Signore, abbiamo bisogno di te per poter crescere e maturare nella nostra relazione matrimoniale. E in modo che con questa crescita e maturità possiamo avere nei nostri cuori desideri sani e giusti. Perché a volte i nostri desideri cos'è? Tutto egocentrico, tutto egoista. Tutto per noi. Tutto per noi. No, e giusti. Vogliamo avere i desideri che il Signore ha per noi e per ognuno di noi. Avendo questi desideri sani e giusti, il nostro matrimonio sarà sano e giusto. Numero 10. Gesù, ti chiediamo di proteggere il nostro matrimonio dalle influenze del maligno e tentazioni. Si parlava prima, ho dato prima l'esempio e poi, no? Queste influenze del maligno, queste tentazioni, che una cosa porta all'altra. Alleluia. Allora, ti chiediamo di proteggere il nostro matrimonio da influenze del maligno e tentazioni che possono allontanarci da te, ma anche da uno e dall'uno all'altro. Ok? Numero 11. Gesù, aiutaci ad essere fedeli l'uno all'altro e ad avere rispetto l'uno per l'altro. Pregare per fedeltà. Fedeltà e pregare per rispetto. Il rispetto è importantissimo, sorelle. Molto importante. E la fedeltà. E quando si parla di fedeltà non è solo fedeltà fisica, ma anche fedeltà nei nostri pensieri, no? Nei nostri desideri, ma anche una fedeltà in tutto, no? Perché a volte si parla di fedeltà, si pensa di non ingannare, no? No, anche in qualunque
segreto, nel senso non avere segreti, no? Gli ho fatto una cosa, ho comprato un qualcosa senza dire niente, o magari mi sono riservata 50 euro, non le ho detto niente, che ne so, cose del genere, no? Allora, Gesù, aiutaci ad essere fedeli l'uno all'altro e ad avere rispetto l'uno per l'altro. Numero 12. Signore, aiutaci ad amministrare il nostro tempo saggiamente, in modo che possiamo proteggere il nostro tempo insieme come marito e moglie. Come marito e moglie. Aiutaci a amministrare il nostro tempo saggiamente, in modo che possiamo proteggerlo insieme come marito e moglie. Cosa vi è sembrato questa guida di preghiera? Punti che in un matrimonio sono importanti. Abbiamo parlato di un matrimonio nel bene e nel male, stare insieme, abbiamo parlato di purezza e durabilità, abbiamo parlato dei nostri ruoli, no? Dei nostri propri ruoli, abbiamo parlato di aiutarci al chiamato e proposito, e di aiutarci ad amministrare il tempo, talenti e risorse. Abbiamo parlato di darci saggezza e forza, abbiamo parlato per l'intimità spirituale, abbiamo parlato di cercare la sua presenza e il potere di Dio nel matrimonio. Abbiamo parlato parlato di chiedere al Signore di avere una relazione sicura, di coltivare la libertà, l'onestà, la fiducia. Abbiamo parlato di chiedere al Signore di far sì che mostriamo tenerezza e amore l'uno all'altro, e mostrare la compassione, la pazienza, la gentilezza e il perdono. Abbiamo parlato di guarire le ferite emozionali. E abbiamo parlato di pregare per la crescita e maturità, per poter avere desideri sani e giusti. Abbiamo chiesto al Signore di proteggere il matrimonio dalle influenze e tentazioni dal maligno, che possano allontanarci, sempre chiederci: ma questo ci allontana dall'uno all'altro? Ci allontana da te, Signore, questa attività, questa visita, questo film, questa cosa? Qualunque cosa facciamo, ci aiuta, ci edifica? O è solo perché voglio passare il tempo così, divertirmi e rilassarmi? Pensiamo. Cos'è che fa, qualunque cosa facciamo, se porta un beneficio al matrimonio, se porta un beneficio al regno, alla nostra vita. Abbiamo parlato di essere fedeli, del rispetto, e abbiamo parlato di chiedere al Signore di insegnarci a amministrare il tempo, risorse, eccetera. Per concludere, vi darò 5 scritture, se le puoi leggere, sorella. Prima Corinzi 10:31. Quella di prima? Penso che l'avevamo letto prima, sì, vero? Sì. Amen. Gloria a Dio. Sia dunque che mangiate, sia che bevete, sia che facciate un'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Amen. La seconda è Efesini 4:32. L'avevamo letta? Sì. Ripetiamo. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Allora noi dobbiamo perdonare gli uni agli altri nel matrimonio, ma anche nella Chiesa, no? Così come ci ha perdonato Cristo, dobbiamo farlo anche noi. Amen. Ok, Prima Corinzi 13 dal 4 al 7. Questo non l'abbiamo letto. No. Quella è la Prima Corinzi 13 dal 4 al 7, quello del capitolo dell'amore. Amen. L'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo dobbiamo applicarlo non solo nella Chiesa, ma nel nostro matrimonio.
Veramente, se noi vivessimo veramente questa scrittura come tante altre, di sopportare ogni cosa, di veramente gioire in ogni cosa, di non pensare male degli altri o dell'altro in ogni cosa, di non provocarsi facilmente per le situazioni, e veramente se tu ti metti a vedere non ci sarebbero problemi né nel matrimonio, né litigi nel matrimonio, neanche nella chiesa. Perché se nella chiesa o nel matrimonio succedono le cose che succedono, perché appunto non si applica nessuno di questi punti, allora alla fine non stai vivendo l'amore del Signore, l'amore agape, che molti confondono, no, questo termine di amore. Dio è amore, Dio è amore. Sì, ok, ma che cosa vuol dire amore? No? Amore è che tu soffri ogni cosa. Amore, che tu fai questo che ti sta dicendo il Signore, lo fai tu, non che aspetti che gli altri lo facciano, tu lo devi fare tu, poi il resto Dio giudicherà ogni cosa, ma quello è vivere l'amore. Amen. E Proverbi 5:19. Amen. Cerva amabile e gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo e sii continuamente rapito nel suo amore. Esatto. Allora, le mammelle il Signore non l'ha fatte per starle a mostrare a tutti. Le mammelle è una cosa riservata all'intimità del nostro marito e ovviamente per alimentare i nostri piccoli. Amen. Ok? In modo ovviamente modesto, in modo, però non è da mostrare altri uomini, da mostrare altre donne, non è un oggetto come nel mondo tutto, no? Loro non lo fanno un oggetto sessuale, no, ha un proposito, un disegno perfetto con un proposito specifico, ok? E poi Proverbi 5:18. Amen. Il Signore sia lodato. Sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù. Amen. Allora, che bello, no? Se sin da giovani si conosce chi è il marito o la moglie nostro, no? E che possiamo crescere spiritualmente insieme e adempiere i propositi e i piani di Dio. Io spero, sorelle, questo è un qualcosa molto semplice, molto breve e semplice, però io spero che abbia toccato il vostro cuore per come l'ha toccato a me. E del matrimonio c'è tanto da parlare, non si esaudirà mai il tema, però l'importante, sorelle, è che noi mettiamo in pratica queste cose. Se potete, soprattutto le sorelle della chiesa del Signore di Torino e Milano, andare dietro ai podcast anteriori che si sono fatti delle sorelle con dei consigli, preghieri, esercizi di marito e moglie, se potete ascoltarli uno a uno con i vostri mariti insieme, un'attività bellissima da fare insieme come marito e moglie, un'attività che vi edificherà e farà anche capire a loro certe cose come voi le state capendo. Allora usate come attività insieme prima di andare a dormire, mezz'oretta, 45 minuti che dura il podcast, iniziate dal primo che abbiamo fatto per le sorelle. Nella sezione dei matrimoni. Nella sessione dei matrimoni. Non è delle sorelle? No, è sia lì che lì, ma soprattutto c'è la categoria dei matrimoni. Dei matrimoni, andare alla categoria del matrimonio e poi quando esaurite quella andare su quella di sorelle. Perché comunque sempre si sono toccati dei punti familiari, matrimoniali. E abbiate questa attività insieme con tuo marito, con i vostri mariti e per le nostre care ascoltatrici. E possono fare la stessa cosa e abbiate questo come punto di riferimento, come attività con i vostri mariti e mettete tutte le sere, o un giorno sì, un giorno no, una sera ascoltate un podcast, la sera seguente magari e leggete quelle scritture che si è parlato la sera prima del podcast, l'altra sera potete commentare, fare delle domande, risposte, commentare cosa pensi, cosa non pensi, cosa senti da parte di Dio, fare degli esercizi, diciamo, su quel programma che avevate ascoltato insieme due o tre sere fa, e così. Poi andate all'altro, e così fate la stessa cosa, tutte le sere vi edificate, vi conoscete uno all'altro, fate
crescete nella conoscenza, e sarà un qualcosa che vi unirà, ma non solo, anche darà questa conoscenza ai vostri mariti, dove il vostro matrimonio può essere unificato, può essere edificato, può essere benedetto. Allora il Signore ci sta dando, sorelle, a parte lo Spirito Santo, la preghiera, la parola, ci sta dando tutti questi studi, il podcast, tutto quanto, con tante risorse che noi possiamo usare per benedire non solo la nostra vita, ma benedire il nostro matrimonio. Usiamoli, sorelle. Amen. Non rimaniamo solo ascoltatori, ma usiamoli e mettiamoli in pratica con i nostri mariti, che anche loro possano essere edificati con questi insegnamenti. Ok? Se ci possiamo mettere in piedi. Amen. Concludiamo, e poi dopo pranzo avremo la seconda parte, mentre i uomini hanno la loro seconda parte, la sorella Ilaria. Amen. Ha portato un bellissimo, non so di cosa si tratta, ma so per fede che è un bellissimo insegnamento. Amen. Da parte del Signore, e gli dicevo a lei, no, che io non le ho detto a lei cosa avrei portato, e lei non mi ha detto cosa avrà portato, però le ho detto, sorella, le ho detto stamattina, ti assicuro che in qualche modo si andrà a collegare, in qualche modo il Signore parlerà, anche se non avrai preso un tema magari del matrimonio, non lo so cosa, però non importa, in qualche modo il Signore completerà il tutto, completerà tutto, in armonia parlerà le nostre vite. Per cui questo pomeriggio avremo di nuovo dopo pranzo un momento insieme. Amen. E poi possiamo condividere, no, cosa, non so, anche se non registriamo, una magari testimonianze, possiamo condividere esperienze, possiamo condividere magari delle paure, delle preoccupazioni, delle dolori, non lo so, un qualcosa che possiamo gioire con chi gioisce, soffrire con chi soffre, ma anche pregare le une per le altre, anche se questo luogo, diciamo, è limitato, nel senso che non andiamo a stare pregando chissà come, perché ovviamente è un luogo pubblico, ci sono persone di là, non abbiamo porta, no? E tutto si farà con ordine, e come comunque deve essere sempre fatto, però avremo un qualcosa di bello, avremo, gloria a Dio. Non sarà solo ascoltare, ma anche essere partecipatrici. Esatto, quella parola, gloria a Dio. E, sorella Ilaria, vuoi dirigere la preghiera di chiusura? Ok, gloria a Dio. Amen. Sorella. Amen. Sì, Signore, in questo momento, Padre, ti voglio veramente ringraziare per l'insegnamento, Signore, che tu ci hai donato tramite la nostra cara sorella Maria, Padre. Ti chiedo, Signore, di far sì che veramente queste parole possano entrare nei nostri cuori, Signore, possiamo metterle in pratica, Padre, come un consiglio santo e sano da parte tua, Signore, affinché le nostre famiglie, Signore, affinché il nostro matrimonio, anche la tua chiesa, Signore, possa essere edificata, Signore, attraverso di noi. Usaci veramente come dei vasi ad onore, Padre, è un esempio, Padre, una testimonianza, affinché, Signore, possiamo portare, Signore, una benedizione a coloro che ci circondano. Modellaci, Signore, come un vaso prezioso, come tu ci vedi, Signore, affinché, Padre, veramente, Signore, tu sia fiero di noi, Signore, tu possa dire che noi siamo delle tue serve, Padre. Amen. Ti ringrazio per ogni cosa, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen, amen, alleluia, alleluia, gloria a Dio.